collegata al bilancio. Sì, indirettamente, è meglio che allora, dai, poi facciamo solo le pratiche velocemente. Sì, perché ci sono eventi, stanno dicendo gli uffici per tanto non ci lavora mica. No, perché ci sono i 20 giorni che hanno il collegio dei revisori per l'esame, poi 45. No, ma formalmente devono riceverla oggi. Ma c'è un lavoro di Roma, su, ragazzi, un giorno fa, un giorno di meno. Scusa, faremo un giorno di meno dei 60 del consiglio. Chiederemo ai revisori di rispondere in 18 giorni come sta. Abbiamo perso la settimana tra un giorno e trovavano un giorno di meno, su, ragazzi, minimo di senso di. Sarà quella di Bari che ci scrive una lettera. Andiamo avanti, dai. C'è una avanti, c'è una roba, dai, vedrai che non va su. Verificate se la delibera... Perché secondo te ci lavorano sabato e domani. La delibera avrà la domani. La delibera avrà la parte di domani. Al limite, se il fatto è formale, adesso lui ci illustra gli indirizzi. Se il fatto è formale, lui ci illustra gli indirizzi e la proviamo. Allora, vabbè, la 4 passo la società per azioni da tassi e sistemi di numero 5, la rescrizione del presidente, termine lo stato di emergenza, seduta di evento, corso sul territorio nei giorni 25-26. Sì, libera, è scritto. Ah, no, questo è il termine gennaio. L'hai visto tu? Vado un po', va. Poi c'è qualche ruolo che dice, magari mi sono in fondo, numero 5. Sì, è una cosa che è quella vecchia lui. Inizio gennaio 14. Non è no, la mia figlia, però. Me la potete fare una cosa? Vi la diamo un attimo, con voi, ragazzi. Poi, numero... 6 è una rescritta, rinnovo dell'accreditamento all'Istituto Tartari. E questa qui? Non nel link dobbiamo oggi, lunedì rinnovo, lunedì, le vediamo lunedì. Sì. Allora, quindi tutte queste fino alla 9. No, fino alla 9. Fino alla 9 è rinviata. Poi la numero 10, lea prestazioni aggiuntive, erogazione di farmaci di fascia C, prodotti parafarmaceutici a pazienti affetti da patologie rare, impegno 150.000. Numero 11, il vicepresidente, esenzione dal pagamento della tariffa per controlli sanitari su prodotti alimentari destinati alle istituzioni ad uso diverso a consumo umano, incluso gli eventi alluvionali. Numero 12, assessore Berlangerica, delegato l'assessore Rossi, legge regionale 28 2006, proroga del termine di conclusione del progetto, caratterizzazione e valutazione delle peculiarità della rete escursionistica delle 5 terre dell'FTR, 5 terre di Diana Spezzina. Numero 13, assessore Cascino, approvazione di variante al PUC del comune di Levanto ai sensi dell'articolo 26,2 legge regionale 38 2007 relativa alla disciplina urbanistica dell'edilizia residenziale e sociale. Numero 14, programmazione, assessore Cascino, una rescritta, programmazione di impegno fondi derivanti dal condono edilizio, interventi di riqualificazione urbanistica e paesistica ambientale. Allora, circolo giovanile socioculturale contro luce della Spezia, ristrutturazioni locali, bagno e quant'altro, 24.000. Parrocchia San Siro distrutta a Genova, ripristino porzione di muro crollato, 8.000. Associazione bocciofile genovese Genova, copertura campo polivalente, 9.000. Pubblica assistenza concedente con la rete, chiave, creazione di un polo ambulatorio, 19.000. Parrocchia San Pietro in Vincoli, Castellaro, rifacimento copertura del tetto, 10.000. Parrocchia San Paolo di Savona, ripristino di impianti di controllo elettronico, 3.000. Parrocchia Plebana di San Siro di Nervi, Genova, sistemazione strade di accesso, 9.000. Società mutuo soccorso operai contadini bavari, completamento opera di qualificazione, 4.000. Comune dell'Impero, valutazione straordinaria, orologio San del Campanile, della Basilica di San Maurizio, 4.000. E Comune d'Imperia, nuovo... valorizzazione del parco giochi in Piazza Roma, Comune Imperia, 14.000. Va bene. Numero 15, Comune di Magliolo, Savona, programmazione di impegno fondi per interventi di riqualificazione urbanistica nell'area circostante di Santi Corne Damiano, euro 84.000.
Numero 16, assessore Cuccinelli, legge regionale 32 del 2012, VAS, piano tutela ambiente marino e costiero, ambito 8, parere motivato positivo con prescrizione. Numero 17, assessore Paita, articolo 91, lettera G, legge regionale 18 del 99, modalità operative per l'acquisizione dello stato di consistenza delle concessioni di grandi derivazioni in esercizio. Allora, qui mi è stato spiegato che non avevamo mai fatto questo stato di consistenza in passato e che quindi tutta questa tematica era in qualche modo oggetto, diciamo, di una indeterminazione. Quindi, per quanto riguarda le grandi concessioni di derivazione d'acqua, adesso ci sono, diciamo, degli studi da parte della Regione Liguria per cercare di arrivare, diciamo, a definire precisamente la materia. Mi dicono che sono anni e anni e anni che questa cosa non è, aspettava un inquadramento. Numero 18, assessore Rossetti, programma di cooperazione transfrontaliera 2007-2013. Al contratto progetto best of, approvazione di schemi di convenzione con il Parco Alpi Liguri e la Fondazione Clima per l'attuazione dell'azione pilota, impegno complessivo di 80.000 euro. Numero 19, una proposta al Consiglio regionale, assessori Cuccinelli e Cascino, approvazione varianti al piano territoriale regionale dell'attività di Trava, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 del 2001. Ci sono le fuori sacco. Ci sono, allora, concessione del patrocinio ed uso del logo del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Poi, dell'assessore Berlangeri, partecipazione Regione Liguria al bando europeo con leader Transitional Coastal Tourist Product and Tourism and Accessibility for All Team Cooperation Project to Support Transnational Tourist Bridge. È un progetto. Assessore Boitano, aggiornamento dei criteri per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e diminuzione degli ambiti ottimali di utenza, articolo 3,1 lettera 10 della legge regionale 10 del 2004, modifiche e integrazioni. L'aggiornamento dei criteri che ne deriva dalla modifica della legge 10, in particolare sono state sollecitate al Comune di Genova perché hanno bisogno di fare il bando per l'assegnazione del nuovo ERP, quindi questi sono i nuovi criteri. Del Presidente, presa atto avviso per erogazioni liberali per ripristino, realizzazione, opere pubbliche, infrastrutture danneggiate e distrutte durante le alluvioni del 9-10 ottobre 2014, nonché per opere di mitigazione del rischio e disposizioni conseguenti. Io ho fatto un decreto perché c'erano un po' di inviati, abbiamo preso. Abbiamo atto e oggi sono secondo. Dell'assessore Rossetti, individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali previste dalla legge regionale 33 del 2013, riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. La costituzione, credo che sia la costituzione del capitolo per il confronto dell'agenzia. Esatto. È necessario per il per il prossimo bilancio, se non ci mettiamo per il discorso del porto. Ma oggi non siamo sulla storia del buco, nel senso, quindi ricordiamo se non ci vogliamo per il mondo, non ci piace, fatto di loro, San Giorgio, e la più, poi per la Fiona, la Montoggio, TPL, cioè Montoggio è una
PL e poi lo abbiamo fatto. Poi abbiamo una deliberazione dell'assessore Paita, Rossi e Paita, protezione civile regionale. Questo lo mettiamo da parte. Ecco, questa una deliberazione della Sor Rossetti, questa è da fare, decreto legge 66 o legata, articolo 45, ristrutturazione debito obbligazionario a regioni, individuato con decreto economia e finanze, 10 luglio 2014, approvazione verbale del coordinamento tecnico interregionale, individuazione della regione con ruolo di centrale di committenza. Cioè, deleghiamo alla regione Lazio tutta una serie di questioni delle 7 regioni, tra cui noi che hanno i derivati. In modo da fare un'azione congiunta con i colleghi delle altre regioni. Poi abbiamo due argomenti. Allora, c'è un argomento intanto in sacco che ho prescritto dalla giunta del 10, che è dell'assessore Rossetti, programma LIFE, governance ed informazione, proposta di progetto a RevilNet e modalità di partecipazione della regione Liguria. E poi ci sono... E poi l'argomento sullo schema di bilancio e poi quest'altro argomento dell'assessore Rossetti, atti conseguenti alla decisione di parificazione del rendiconto 2013. Vabbè, questo lo facciamo dopo. Quindi dopo. Il vicepresidente farà quella che è stata domani, quella dirigente. Sì, la facciamo domani all'ambito, è un problema che riguarda investimenti. Vabbè, no, c'è ancora una comunicazione, guardiamo se c'era con te. Allora, questa no. Una comunicazione dell'assessore Rossetti, sempre di adesione da parte di alcuni comuni ligure alla SUAR. Non ci sono più parti che se devo direi di no, non mi sono anche un po'. No, comunque no, adesso le verifico. Io la uso, c'è. No, no, certo. Basta che faccia la fine. Notte e tempo. Allora, ricapitolando, adesso noi bisogna che approviamo quali atti dobbiamo approvare.